con l'assistenza di Di Fiore e Dobos, quarto uomo guida Irrati per il VAR con l'assistenza di Vuoto. Amato di Barletta trova un corridoio e il primo tentativo è della Çalhanoğlu, sempre sicuro nel controllo in corsa, si chiude un triangolo doppio e risponde Buffon. Va Dybala, provata una conclusione al volo da... impressionante la rapidità di Douglas Costa, poi Dybala ha provato subito con il sinistro cercando l'angolino basso alla destra di Donnarumma. Bellissimo questo quadrato Dybala e c'è tensione nel suo cross, Donnarumma respinge con ogni probabilità l'ultima finale della carriera di Buffon, anche se manca ancora il suo grado che arriva da dietro, attenzione. Dybala in controllo, prova lo slalom, va in scivolata e riesce a concludere con il destro, non trema però Donnarumma. Sì, conclusione centrale. Cuadrado, le finte ripetute, Cuadrado vuole la soddisfazione del gol, tira fuori Cuadrado. È un giocatore che ha grande pressione ravvicinata da parte del Milan. Attenzione. Ed ora Mandžukić, quasi senza saltare, deviazione e rimedia in tempo. In attacco anche che sì, carica il destro, Bonaventura, una sassata, vorrebbe il corner, il numero 5 rossonero per una deviazione. Che sì, Çalhanoğlu, Çalhanoğlu dalla grande distanza, trova Khedira, poi Dybala, Donnarumma e Romagnoli che spazza in corner, immediata la conclusione di Dybala, ben pescata, si è salvato Donnarumma, ancora Pjanic ma dalla parte opposta, Juventus in zona attacco, Benatia la mette dentro per il vantaggio della Juventus che sblocca la finale, Juventus 1 Milan 0 all'undicesimo minuto del secondo tempo, Benatia. Lo dicevamo della forza di questa squadra, della fisicità di questa Juventus. Dybala, slalom, passa in mezzo a due, poi al tiro Dybala e Donnarumma. Dalla distanza Dybala ha impegnato ancora. Cuadrado, punta Rodriguez, poi Douglas Costa e la palla finisce dentro. Non è riuscito a respingere Donnarumma che sembrava in grado di opporsi alla conclusione, è 2-0 Juventus al sedicesimo del secondo tempo, il raddoppio dei bianconeri. Il tiro è stato sicuramente lì in curva sud, tanto ancora una conclusione e la rete di Benatia che raddoppia sotto misura su un'altra palla non trattenuta. Benatia ha sfruttato la situazione di sviluppo da calcio da fermo e per lui addirittura doppietta nella finale. Una sorta di mini autoscontro sistematico tra i due. Intanto corner e autorete per il 4-0. Il poker della Juventus su autogol. Romagnoli probabilmente la mette dentro, ma è 4 Kalinic. Çalhanoğlu. Locatelli, Buffon, non è finita, Borini ancora. Dare la rimessa laterale ma in agguato Dybala, innescato involontariamente, Dybala cerca di sorprendere Donnarumma, ha provato il su. Giorni precedenti da Allegri, direi che dopo questa prestazione di stasera è finita, la Juventus vince la Coppa Italia per la...